Ciao ragazzi, bentornati su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso episodio abbiamo iniziato l'avventura e siamo arrivati nel castello di Peach dopo un gran casino. In questo episodio esploreremo un po' il castello di Peach e iniziamo subito. Giardini ancestrali V0. Hai trovato una nuova illustrazione dorata. Dorata un corno. Dalle un'occhiata al museo. Perfetto. E adesso andiamo di qua. Allora, questo non possiamo vederlo per ora, ma tranquilli, lo vedremo. Allora, in questo episodio girerò, mi sa, più o meno tutto il mondo. O meglio, tutto il mondo qui. Goomba e Geyser, visione al museo. Allora, spero che queste immagini non siano copyrightate. Spero. Comunque, non dimenticatevi di visitare il centro battaglie e il museo prima di andarvene. Devo dire che sono proprio carini. Perfetto, grazie. Allora, direi sì di visitarli. Centro battaglie. Cosa si può fare qua? Due cose per ora. Questa la vedremo più in là. Allora, selezionare le armi. Si possono comprare le armi. Allora, questo guscio inferno. Allora, si può vedere, premendo X ovviamente, il danno che fa, il danno standard 25-35. Il danno dal rimbalzo e la possibilità di rimbalzo. Questo è il critico. Il danno provocato da quest'arma dando il suo super quando è attivo il suo super effetto. Quando si è attivato il super effetto, insomma, è il colpo critico. Possibilità di fare il colpo critico il 10%. E cosa fa? Rimbalzo di fronte. No, rimbalzo ti offre lo spettacolo dei nemici spediti in volo e in direzione opposta, anche oltre i limiti. Questo lo vedremo più in là. La distanza può colpire oltre le 10 caselle e il danno al riparo è basso. Per adesso queste armi vi consiglio non prendetele. Per vedere le armi, insomma, per avere tutte le armi disponibili, intanto questa si è già ottenuta prima, ma come vedete è molto meglio di Guscio Inferno. Perché fa danno da miele. Il danno da miele è buono. Miele spalma un po' di dolcezza sui tuoi nemici e insomma saltano un turno. Non possono muoversi ed è una cosa davvero utile. 10% di possibilità e 20% di danno in più contro gli zighi. Questo è buono. Vuol dire che il 25% minimo dovete aggiungerci il 20% in più. Quindi 20% di 25 e devasto totale. Però, come vedete qua, manca un'arma. Nei giardini ancestrali del castello di Peach, un consiglio cerchio stanzato. Vuol dire che dobbiamo trovare un cerchio, ed è nei giardini ancestrali del castello di Peach. Poi qua si può vedere il team, e con info ovviamente possono vedere tutte le cose. Poi anche i consigli. Eccellenti doti di movimento, facilitano Mario negli scontri ravvicinati e a media distanza. Al grido di Let's Go si dimostra un combattente e un leader nato. Di Peach, quella è la descrizione, e anche di Rabbit Luigi. Comunque, c'è tutte le informazioni che volete sapere. Poi, ovviamente, quest'arma, il brusio rosso, il guscio inferno e lo schiaffatore sono le armi che potete avere subito. Quindi spendere 1500 monete per avere delle armi che non fanno praticamente niente. Però il miele è davvero buono. Allora, turbina, buonissima arma. Danno da ustione. Ustione semina il caos in battaglia incendiando le speranze dei tuoi nemici. Insomma, li fa andare a fuoco e scappano a destra e a manca. E possono attaccare l'ustione a qualcun altro. È davvero una cosa buona. 30% di possibilità in più contro i balzellosi. Sono un altro tipo di nemico
e il 30% in più di possibilità si aggiunge a questo. Quindi è il 60% in più contro i balzellosi di fare l'ustione. Molto buona. Forse sto andando un po' in fretta, ma c'è tante robe da spiegare in questo gioco. Ok, siamo già a 5 minuti, bene. Ora, qua ovviamente c'è il mondo 1. E sì, si può già andare nei prossimi mondi. Però ripeto, questa cosa la vedremo più in là. Ora, questo è il museo, non ve lo faccio vedere perché ho paura del copyright. Ehi, guardate là! Ingegnosi questi Rabbids. Hanno allestito un cannone capace di lanciarci indietro fino ai giardini ancestrali. Tornerà utile il nostro aiutante misterioso. Mi ha conferito il potere di tornare al castello della principessa Peach. E i cannoni possono rispedirci indietro fino al campo di battaglia. L'abilità di tornare al castello della principessa Peach a piacimento è stata aggiunta al menu di pausa. Ovviamente non ora. Qui siamo già al castello di Peach. Allora, direi intanto di prendere queste piccole monete che possono essere utili. Però non ci andremo ora nei giardini ancestrali. Perché? Perché c'è altro da vedere. Questa la vedremo più avanti. Molto più avanti. Ma, ripeto, questo episodio sarà incentrato solo per adesso sull'esplorazione del castello di Peach. Poi andremo avanti, tranquilli. Scontro con gli Ziggy, bene. Qua c'è qualcosa? No. Io ricordo, so la trama del gioco perché ovviamente è uscito un anno fa, ma non mi ricordo niente, assolutamente niente. Ora, questo evitiamolo. Questo lo vedremo più là. Cosa c'è qui? Ok, c'è altro. Bene. Ah, questo me lo ricordo, è un tranello. Qua c'è qualcosa, esatto. Allora, Toadette, perfetto. Che ovviamente io non vedrò. Comunque, allora, io vi assicuro, non prenderò il 100% degli scrigni. Questo saltiamolo. Non prenderò il... No, il 100% dei trofei sì, cercherò di prenderlo. Qua c'è qualcosa? No. Però, vi assicuro, non completerò il gioco al 100%. Questo qui, apritelo per avere tutta una circostanza, si dice? No. Insomma, per fare più in fretta al mondo. Allora, siamo ad 8 minuti. No, dai, proseguiamo. No, questo episodio andremo avanti. Sono andato laggiù, fermi tutti. Sì, sono andato. Ah, comunque, uscendo dal mondo e rientrando, per chi non lo sa, si resetterà, ve lo dico subito, le monete respawneranno. Ed è una cosa davvero utile. Ora, questo coso non possiamo farlo. E ci sono delle scenette, ma io le scenette le salterò alcune, perché davvero se no starei qua 2 anni. Allora, premiamo questo. Proseguiamo. E... moneta! Ricordo, siamo nella zona dei giardini ancestrali. E quindi... 6, 7, 8... Ed ecco qui... Lepus in fabula. Quando si parla di nemici da punire, spunta sempre fuori la tecnologia migliore a marchio Rabbids. Questa non la vedremo adesso, perché ora andremo nei giardini ancestrali. Ovviamente questi sono dei consigli molto utili, sono davvero molto utili. Ed eccoci qui dove c'era Toadette. Allora, quei consigli che sono ogni volta nei momenti di transizione... scusate. Sono utili, davvero. Io, ovviamente, ho dovuto rigiocarci per riprendere un po' i comandi qualche giorno fa. E davvero, nei momenti di transizione è stato davvero utilissimo rivederli.
Allora, sto tornando qua solamente per le monete. Mi servono le monete, assolutamente. Poi ovviamente c'è un metodo di farming, tranquilli, che è molto, molto più semplice di questo, ovvero tornare indietro e rifare, tranquilli. È molto meglio. Allora, andiamo di qua. Sbaglio, la musica si è interrotta. Vabbè. Allora, proseguiamo. Ok, perfetto. E lì dovrebbe esserci. Dovrebbe essere qua. Eccolo lì. Il mondo 1-3, pericolo dall'alto. Perfetto. E... oh, ma guarda, delle bandiere. Ah, una nuova tipologia dei nemici balzellosi. Il salto team sarà fondamentale. Usatelo per avere la meglio sui nemici. E questo? Il nostro amico misterioso mi ha appena spedito un aggiornamento di sistema. D'ora in poi, prima della battaglia, potrete scegliere se buttarvi a testa bassa nella mischia o dedicarvi a pianificare la strategia. Tutto grazie a questa app detta visuale tattica. Provate, no, provare per credere. Perfetto, ed ecco qui la visuale tattica. Per chi non ha fatto l'aggiornamento, anzi gli aggiornamenti, non sarà in questa maniera. Però vabbè. Allora, visuale tattica. Possiamo vedere i nostri personaggi, Mario, Rabbit Luigi e Rabbit Peach. Ovviamente Y per bloccare, per lasciare su il personaggio. E vedere il movimento e il blaster. Allora, vediamo questi nuovi nemici. Intanto lo Ziggy, 50 punti vita, 20 danno di scivolata, 6 caselle di raggio di movimento, 3 di uscita dai tubi, questa la vedremo molto più là, e 30 di danno. Guardate la raggiorazione, è davvero enorme. Allora, via, Y. E ora, balzelloso. Non ha la scivolata, ha il salto team. 6 di caselle di movimento, 90 punti vita, 3 caselle dell'uscita dai tubi, 35 di danno. Il blaster, vabbè, è altissimo di raggiorazione. E basta, niente di che. Allora, centro battaglie, se volete comprare le armi, fatelo pure. Devo farvi vedere però Lupus in Fabula, eccolo qua. Stessa cosa di questo, solo che ha la possibilità di infliggere più possibilità il super effetto, ovvero il rimbalzo. Ve lo consiglio, non prendete le armi che non hanno un potenziamento dell'attacco, ovvero il colpo da il danno da colpo. Perché queste non vanno bene per adesso. Vi servono le armi più potenti, nel vero senso della parola. Allora, combattiamo. Allora, piccola strategia. Mandate Rabbit Luigi qui. Perché? Perché sì, intanto stella nana. Primo colpo andato. Poi tu vai qua sopra. E adesso c'è un boost. Questo è il colpo dall'alto. Farete più danno, come vedete. Al posto del... dov'è? Del 25-35 farete 33-46. Quindi davvero tantissimo. E il primo è andato. Adesso Mario, stessa cosa. Vai qua sopra. Il problema è che non possiamo colpirli, vero? Esatto. E quindi passiamo il turno. Facciamo veloce. E non possono colpirci, quindi sì. Allora, prossimo. Sempre su Mario. E basta. Ora, quando vedete questo coso, questo qui, potete scendere solo se c'è questo. Se non c'è questo
Cosino, non potete scendere. Quindi sì. Allora, scivolata su di lui per fargli più danno. Salto, ritorniamo qua sopra. Scivolata. Salto. Ah, la cosa bella di questo gioco è che è calmo. Non c'è nulla a starvi dietro, non ci sono debolezze, non c'è nulla di nulla. Allora, stessa cosa di Rabbit Beach. Scivolata. Salto e vai qua sopra. Forse avrei dovuto mettere Rabbit Luigi qua sopra, perché fa 30 di danno in scivolata, quindi è tanta roba. Però se riesco a colpirlo, no, non ce la farò mai. Intanto, grazie mille di questa. Vai. Ok, si può capire se colpite il nemico, ovviamente, dall'angolazione del colpo. Allora, dovrei riuscire. Cerco di indebolire quello. Ovviamente no, non ce l'ho fatta. Vabbè, passiamo il turno. Allora, ecco, ha distrutto il riparo. Aio. Allora, quando viene distrutto il riparo, state molto attenti. Ora Mario deve scappare, se no sarà proprio la mira di tutto. E ovviamente, se viene eliminato Mario, non c'è metodo per recuperarlo. Quindi, se non a fine battaglia. Quindi, molta attenzione. Ovviamente non si può fare il coso, ma era troppo OP, se no. Allora, scivolata. Salto. Perfetto. Ovviamente c'è un po' di lag, ma è normale, davvero normale. Allora, colpiamo lui. Ecco il lag di nuovo. Lo so, può dare un po' noia al lag, ma non c'è nulla di nulla per ora contro il lag. Poi, se fanno degli altri aggiornamenti, speriamo. Ora, come vedete, io sono sceso da qui, ma mi fa fare tutto il giro il gioco. Allora, direi che tu puoi andare qua. Sì, perfetto, tu vai qua. Poi tu fai il salto, ti metti qui. Capirete tra poco perché la strategia. Ora, scusate se certe volte abbasso la voce, ma mi fa un po' male la gola, quindi davvero. Spariamo. 26, perfetto. Allora, vai, non colpire. Perfetto, l'ha colpito. Ed eliminato. Ora siamo in 3 contro 1. Ce la facciamo a occhi chiusi. Allora, spara, non mi colpisce. Perfetto. Allora, Mario, tu vai qua. No, vai qui, che è meglio. Ovviamente si può vedere lo scudo, la... come si dice? Il riparo dallo scudo. Questa è metà. Dov'è quell'altro? E questo è tutto, insomma. È molto esplicativo il gioco. Allora, tu vai qua. Ovviamente non c'è un danno da distanza. Non c'è, purtroppo, per le armi. Nel senso, se io sono qua accanto a lui, il danno è maggiore. No. Allora, andiamo qua. Salto. Sparo uno. Sparo due. E dovrebbe essere l'ultimo. Neanche l'ultimo. Si fa 35. 26. Non ce l'ha fatta. Vabbè, non importa. Spara a Rabbit Peach, ovviamente. Ah, la cosa bella è che non hanno la scivolata. La cosa davvero più bella. E per dirvi, si può sconfiggere il nemico in scivolata. Voilà. Che poi l'ho già fatto nello scorso episodio. 5 turni su 6 completato. Perfetto. E perfetto anche. Allora, proseguiamo al prossimo. Guardiamo il lato positivo. Oh, ora dovrebbe essere bello pulito lì sotto. Attenzione, questa sembra una zona tranquilla, ma i miei sensori rivelano un sacco di nemici nascosti. Batterli
Battere tutti sarà impossibile. Cerchiamo di raggiungere quella zona sicura in fondo al campo di battaglia. Se almeno uno di noi riuscirà a raggiungere la zona sicura, avremo vinto. Perfetto, allora, visuale tattica. Vi consiglio, per il raggiungi la zona, fate la strada inversa. Ovvero, da qui o andate tutta dritto, ma loro vi elimineranno tempo di arrivare qua. O se no, da qui, strada inversa, e quindi da questo lato, e avete fatto. Semplice, no? Combatti. Allora, qui il salto team sarà fondamentale. Davvero fondamentale. Allora, andiamo qua. Poi, Rabbit Peach ci arriva, perfetto. Salto team, tu vai qui. Per andare più in fretta, perché potrei fare il tubo il turno dopo, ma davvero. Meh. Allora, tu vai... Queste normali non le possono colpire? Non le posso colpire, però sinceramente non voglio neanche essere colpito. Andiamo qua giù. Salto, perfetto. E adesso, Mario non può attaccare. Speriamo di eliminarne almeno uno, perché dovete attaccare, dovete eliminarne almeno uno. Vai. 28, ciao ciao. Perfetto. Passiamo il turno. Passiamo il turno. Allora, Y per andare veloce, ovviamente. Non mi fai nulla. Monete, grazie. Ovviamente, se cadono le monete, prendetele assolutamente. Vi servono le monete. Allora, Peach, mettiti qua. Sì, mettiti qua. Allora, no, prima te. Adesso l'uscita dai tubi. Uscendo, intanto X con visuale tattica, potete fare, dov'è? Tre caselle con Rabbid Luigi. Mario, tre caselle. E Rabbid Peach, tre caselle. È una cosa davvero utile. Davvero, davvero utile. Allora, salto, andiamo qua. Scusate un po' il mal di gola, ripeto. Allora, salto. Perfetto. E adesso sparo uno. Perfetto. Ricordo, dovete eliminarne alcuni. Dovete eliminarli, sennò davvero più in là sarà impossibile. Allora, se mi metto qua, dovrei eliminarlo. Quello da 27 di vita. Vai. Spariamo. 28, perfetto, perfetto proprio. Allora, passiamo il turno perché non possiamo fare nulla. Ovviamente, se distruggete il riparo e ci sono delle monete, anche 30 danni, ci sono delle monete, l'avversario può prendere le monete, quindi state molto attenti. Voi potete andare così e prenderle con Bipo. Allora, intanto no, quanto si muove lei? Ok, lei arriva lì. Quindi, salto team. Arriviamo. Aspetta. Prima eliminiamone alcuni. Sperando di poterli eliminare, vai. No, il riparo. Eccolo. Moneta, grazie. Allora, salto team su Mario. Vai qua. Perfetto. Grande così. Allora, colpiscilo. Ecco, visto? Ha rubato una moneta questo coso. Ah, siamo sotto di una moneta. Allora, no, coso dove arriva? Coso ci arriva? Sì, per pochissimo davvero. Allora, prossimo turno abbiamo vinto. Tu vai qua. Perfetto. E adesso... Ah, non posso attaccare, vabbè, non importa. Ora che avevo distrutto il riparo erano al 100%, non importa. Allora, tu vai qui e abbiamo vinto il prossimo turno. Vai. E passiamo il turno. Allora, ok, 30 danni. Tanto il prossimo turno abbiamo vinto. Ovviamente, ripeto, più in fretta fate queste cose, meglio è. Però la ricompensa sarà sempre la solita. Ora, dovrei farcela, vero? No, per po'... No, 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 no. No, aspettiamo. Aspetta, aspetta.
Ho anche Rabbit Luigi. Rabbit Luigi, grande, grande. Allora, qui salto e abbiamo vinto. Basta che lo tocca, che il traguardo lo tocca a uno. E abbiamo vinto. Battaglia completata, 4 turni su 7, perfetto. Pericolo dall'alto completato e altre 400 monete, siamo a 1421, grande così. E adesso piccolo extra. Piccolo extra, dicevo. Ovvero questo. Allora, io per divisione video, per dividere video, farò una volta a capitolo, ovvero ora abbiamo fatto il capitolo 3. Il prossimo episodio sarà il capitolo 4. Quindi, eccolo qua. E noi ci vediamo nel prossimo capitolo. Quindi, alla prossima. Ciao!